Ciao a tutti e bentornati su Storie Vere. La storia di oggi parla di un legame speciale. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. La caccia può sembrare una disciplina semplice. Nell'immaginario comune un cacciatore è colui che semplicemente impugna il fucile e va nei boschi a sparare alle prede e raccogliere funghi, il tutto guadagnando anche bene. Ma la realtà delle cose è molto diversa. Cacciare è tutt'altro che facile. Durante una battuta nei boschi, il cacciatore deve prestare molta attenzione a tutto ciò che accade intorno a lui, perché il pericolo può nascondersi dietro ogni angolo. Grant era cresciuto con la passione per la caccia. Suo nonno era un ranger e da bambino Grant era solito passare con lui ogni estate. Lo seguiva entusiasta nei boschi e, crescendo, ha addirittura seguito dei corsi per cacciatori. Alla fine i genitori si convinsero che Grant preferiva di gran lunga la vita con il nonno. Tra il villaggio in cui abitava e i boschi che lo circondavano, alla città, egli permisero di trasferirsi definitivamente da lui. Finalmente, nel posto dei suoi sogni, Grant non vedeva l'ora di iniziare un grandioso progetto con suo nonno. Ogni giorno Grant si recava nel bosco e vagava in mezzo alla natura per ore. Adorava stare lì, interagire con gli animali, aiutare quelli in difficoltà, osservare ogni foglia. Il giovane Grant si era dato un obiettivo importante ed era determinato a raggiungerlo. Voleva fermare il bracconaggio nella zona. Presto Grant si imbatté in alcuni cuccioli di lupo intrappolati e dopo averli liberati i piccoli si legarono molto a lui. Anche la madre si era accorta del buon cuore dell'uomo e si avvicinava a lui senza paura. Sembrava quasi magico il modo in cui Grant riusciva a convincere subito gli animali selvatici a fidarsi di lui. Grant sapeva dove viveva questa tenera famiglia e andava a controllarli ogni giorno per assicurarsi che stessero bene. Un giorno, erano passate ormai settimane dal suo primo incontro con quei lupi, Grant li vide intorno ad un cane. Confuso e spaventato per l'incolumità del cane, si avvicinò con cautela, non riusciva a capire che cosa avesse fatto scattare in loro quella reazione. Di solito erano animali tranquilli. Provò a chiamare i lupi come faceva ogni giorno per attirare la loro attenzione e calmarli, e fu allora che la vide. C'era una donna rannicchiata per terra, si teneva il volto coperto con le mani. Il cane molto probabilmente era suo, la stava forse proteggendo? Grant sapeva che doveva agire in fretta. Sparare in aria era fuori discussione, spaventare i lupi avrebbe potuto peggiorare solo le cose per il povero cane. Grant doveva fare leva sul legame che aveva creato con loro in quelle settimane. Si avvicinò e sgranò ancora gli occhi. Finalmente aveva capito cosa era successo. I lupi non stavano attaccando il cane, stavano provando a salvarlo. L'animale era a terra sofferente, tenuto stretto da un serpente. Alla fine Mamma Lupo riuscì a tirare via il serpente e liberare così il cane, che rimase a terra. Era stato morso. Come tutti i cani, aveva difeso la sua padrona con la sua stessa vita, ed i lupi a loro volta erano corsi a difendere lui. Grant davvero non riusciva a credere a ciò che stava succedendo. Con un colpo, la lupa scaraventò via il serpente, poi si lanciò su di lui e lo uccise. Grant cercò di confortare la donna, che guardava il suo cane con le lacrime agli occhi. Era paralizzata, completamente sotto shock. «È stato morso, dobbiamo portarlo subito da un veterinario!» Continuava a ripeterle Grant mentre la strattonava per farla riprendere.
Alla fine la donna tornò in sé, Grant prese in braccio il cane e i due corsero alla sua jeep. Grant si mise al volante e partì, determinato a salvare quel cane ad ogni costo. Mentre sfrecciava verso la clinica veterinaria più vicina, Grant provò a distrarre la donna parlandole. Le raccontò di quei lupi, di come avevano fatto amicizia. La strategia funzionò perché dopo pochi minuti lei iniziò ad aprirsi. Gli raccontò un po' della sua vita. Si chiamava Lisa, era una studentessa di letteratura ed era al villaggio per fare visita a sua nonna. Il suo cane si chiamava Bamak ed era il suo migliore amico. Bamak la seguiva ovunque e la proteggeva sempre, proprio come aveva fatto quel giorno. Grant aveva le lacrime agli occhi. Non era la prima volta che vedeva i risultati di un morso di un serpente velenoso e sapeva bene che Bamak era in pessime condizioni. Non disse nulla a Lisa, non aveva il coraggio di spezzarle il cuore. Continuò a premere sull'acceleratore sperando di arrivare in clinica in tempo. Fortunatamente, il coraggioso intervento tempestivo dei lupi, l'aiuto di Grant e una preparatissima equip di veterinari fecero a Lisa il regalo più bello. Salvarono la vita del suo Bamak. Durante la straziante attesa, Grant rimase al fianco di Lisa e quando lasciò la clinica quella sera scoprì qualcosa che gli scaldò il cuore. La famiglia di lupi li aveva seguiti fino a lì. Volevano controllare come stesse il loro nuovo amico. Ma quel giorno portò a Lisa anche qualcos'altro. Grant. I due decisero di rivedersi. Grant fu molto vicino a Lisa, mentre Bamak si riprendeva, e tra i due nacque una bellissima relazione. Dopo pochi mesi si sposarono e Lisa si trasferì al villaggio, ovviamente con Bamak. I tre erano diventati una famiglia e ovviamente amavano passare il tempo nei boschi a giocare con quei lupi che gli avevano regalato così tanto. Quel giorno Grant non avrebbe mai immaginato di assistere a una scena così commovente tra i lupi e Bamak, tantomeno di conoscere la donna della sua vita. E invece, ancora una volta, quei boschi che tanto amava si erano rivelati davvero speciali. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!